veramente in contatto col tuo bambino interiore? Esistono luoghi che ti possono facilitare a questo. Guarda un po'. Questi luoghi li puoi usare per entrare in contatto con lui. Ma per quale motivo dovresti entrare in contatto col tuo bambino interiore? Hai fatto tanta fatica a diventare un adulto? Beh, esiste una parte di te proprio collegata a lui ed è quella parte che ti aiuta a fare il salto del cambiamento. Se tu non entri in contatto col tuo bambino interiore, ovvero non fai anche un patto con lui, appena tu stai per raggiungere un obiettivo, cosa succede? Che questo obiettivo fallisce. Allora probabilmente non hai realmente fatto un patto col tuo bambino interiore. Allora provaci. Prova a usare posti come questi. Se vieni in Scozia, questo è Kilcoole Castle. È un po' difficile da trovare, d'altronde come tutte le fiabe. Ma se tu hai un posto, tipo un castello, un giardino segreto nella tua città, prova ad andare là e usa quello spazio per chiedere al tuo bambino che cosa ti va di fare. E poi fallo, divertiti e vedi che la tua energia vitale sale. Non c'è bisogno di meditazione, non c'è bisogno di ore e ore di mantra. Basta solo ridere, divertirsi, la tua energia vitale sale. E che cosa succede? Che tutte le cose che ti capitano intorno prendono una prospettiva differente. Prova! Parola di Travel Coach.